Vito Cancitano, un commento velocissimo a questi risultati. La soddisfazione immagino per essere stato il più votato a Mazara del Vallo con circa 3.000 voti, ma la delusione dall'altra, sia perché la lista della Nuova Democrazia Cristiana non ha raggiunto l'obiettivo di un seggio in provincia di Trapani, sia perché immagino sia arrivato terzo nella medesima lista. Abbiamo avuto un ottimo risultato su Mazara, 3.000 voti, e ancora una volta noi mazzaresi abbiamo fatto il gioco delle città della provincia, perché non è possibile a Mazara del Vallo avere 12 candidati direttamente. Un dato che fa riflettere: i primi 5 candidati mazzaresi avete ottenuto complessivamente a Mazara oltre 14.000 voti. Forse bisognerebbe interrogarsi. Eh sì, come dicevo prima, non è possibile avere 12 candidati alle provinciali perché c'è molto dispersione di voto. Io sono stato il primo eletto della provincia di Trapani per quanto riguarda i candidati di ogni città, quindi anche, non c'è stato nessun candidato di altri comuni che ha superato i 3.000 voti. A parte il risultato personale, un commento anche sulla performance della Nuova Democrazia Cristiana in provincia di Trapani. Eh sì, ma la DC si attesta intorno al 6-5-7%, solo per il discorso della ripartizione dei seggi, e non scatta il seggio perché ci sono 5 liste che sono prima di noi. Comunque è stato un ottimissimo risultato da parte della nuova DC, però questo bagaglio di voti sicuramente non saranno trascurati.